Buonasera, un abbraccio ideale innanzitutto a Margaret. Le sono grato per avermi chiesto di presentarla, di introdurla, perché per me questo incontro suggella, come dire, una lunga fedeltà all'opera di Margaret. Questa sera diremo di Venuto al mondo, leggeremo Margaret, leggerà Margaret, che è anche un'attrice, oltre che una scrittrice, leggerà brani di questo suo libro. Liberamente evocheremo, se vorremo, le altre sue opere, le altre fasi della sua esperienza di scrittrice e anche di attrice. Il desiderio di maternità scandirà le varie pagine, i vari capitoli di questo libro, che è un libro violentemente umano. E quando dico violentemente umano, dico che occorre essere in buona salute psicofisica per affrontarlo, almeno per me è stato così. Grazie Bruno veramente per tutte queste cose bellissime che hai detto. È vero, insomma, soprattutto una cosa mi ha colpito, è che bisogna essere, come dire, in grande salute per leggere il libro, ma anche io per scrivere ho avuto bisogno di una grande salute. Mangiammo cevapcici il giorno che ci conoscemmo, li comprammo in un chiosco, li mangiammo in piedi, in un freddo siderale. La donna che li arrostiva aveva una giacca di lana a trecce e una scuffia da cuoca. Assisteva alla nostra fame spiando ogni morso, felice che apprezzassimo i suoi cevapcici. Erano un vanto, il vanto della sua piccola vita di cuoca di strada. La vedo come fosse adesso, un volto proletario, sofferto, eppure infinitamente dolce, una di quelle persone benefiche che incontri per caso e ti viene voglia di abbracciare perché ti sorridono dal fondo della loro esperienza umana e di colpo ti risarciscono dell'altra metà del mondo, quella accasciante delle persone rinserrate nella loro pozza di buio. Le piace il cielo stellato? Perché? Se lo desidera può dormire sotto uno degli infiniti ponti della Miliatska. Nessuno le darà fastidio, non c'è più un ubriaco né un borseggiatore in giro, pulizia comunista. È la prima volta che facciamo vedere il culo al mondo intero, mi capisce? Dovevo finire la mia tesi post laurea su Andrić, avevo chiesto una guida all'altezza, invece mi ritrovavo un commerciante di yo-yo. Ecco, come nasce la scelta di costruire un romanzo su Sarajevo? Da dove muove questa necessità? E poi come sei riuscita a entrare, perché sei riuscita benissimo, e questa è la critica, te lo riconosco per intero, in quel mondo? Sì. In realtà io ci ho pensato dopo, quando ho cominciato a dover rispondere a delle domande, quindi perché in realtà non so mai bene come dove hanno origine esattamente i miei libri, credo sempre comunque in una zona abbastanza misteriosa. E in realtà poi, ripensandoci, sapevo che da sempre in realtà volevo parlare di quella guerra. È stata la nostra guerra, la guerra che l'Europa ha ignorato, ha considerato un problema umanitario, insomma, inviavamo pacchi e anche io lo facevo tramite la Caritas come tutti, e mi ricordo che avevo il mio primo figlio, era appena nato, che è Pietro, poi è Pietro il ragazzo protagonista del libro, e quindi ero in casa con questo bambino appena nato e mi ricordo che in televisione scorrevano le prime immagini della guerra appunto in Croazia, era iniziata in Croazia. Poi, come dire, per toccare una materia così forte devi avere in qualche, credo, come dire, una delicatezza, un garbo, devi avere ali di farfalla per poterlo fare. E credo, come dire, a un certo punto ho trovato quella serenità per pensare di poter affrontare questo libro. E ho pensato a una piccola storia, in realtà io parto sempre dalle storie intime e quasi sempre da una menomazione, cioè da una persona che poi, ha una mancanza, perché sono le mancanze che poi quelle che ci spingono a cercare, no? A uscire dal nostro perimetro, a cercare, a muovere, a costringerci a... E sono anche quelle che ci rendono speciali, che ci rendono unici, no? Ci sono tutti questi ragazzi che si incontrano e sono appunto Gemma, Diego e Goico. E sono tutti così, Goico, come dice Gemma, che è come dire un poeta che scrive poesie che non fanno piangere, dice battute che non fanno ridere, come spesso un certo umorismo bosniaco. Sono partita da questi ragazzi che dovevano essere tutti abbastanza stravaganti per poter poi, come dire, raccontare tutto il dopo, no? Tutta la follia e tutta nella quale si infilano, no? Alla ricerca di questo figlio. Gli occhi passano accanto ai cadaveri, non si fermano, non si voltano.
La guerra è dentro questi passi che continuano, questi occhi stanchi che scartano. Gli occhi sono gli unici pezzi di vetro che non cadono, restano lì, nei loro telai tra le ossa, costretti a guardare, a ingoiare immagini che ammalano il corpo. Piove. Cammino dietro mio marito, ogni tanto lo perdo, poi lo ritrovo. Sono affamata. Diego ha quella croce bianca sulla schiena, di plastica rossa. Si infila al mercato coperto. Gente solitaria gira su se stessa. Sembrano pazzi, carcerati di un nosocomio. Camminano a testa bassa, come bestie in un recinto, dove passano scosse elettriche. Ogni tanto qualcuno trema, come se avesse toccato quel confine che non uccide, ma soltanto scuote, logora il sistema nervoso. Non c'è niente da comprare, solo misera merce di scambio, una cucuma di rame, una bottiglia di grappa, un barattolo di confettura di prugne, un accendino Bic. Diego si china, raccoglie qualcosa, tira fuori una banconota. Intorno c'è solo acqua. Viene giù a strappi violenti, come se fosse scaraventata a secchiate. Diego fotografa la gente che deambula muta in quella cornice d'acqua, pesci moribondi venuti a galla. Ormai sono completamente bagnata. Per terra c'è solo fango. Poi una testa calva staccata a un manichino, esplosa fuori da un negozio, le labbra rosse, luccicanti di pioggia, gli occhi finti, sgranati. Mi fermo a guardare quell'assurda testa che mi sembra così sola e quasi vorrei chinarmi a raccoglierla e portarla con me, posarla sul tavolino di un bar e parlarci. Diego sta attraversando il ponte Cumaria, vorrei tornare indietro, ma mi sembra che indietro non ci sia più nulla. Corro dietro di lui, dietro quella croce bianca. Rasenta la pappagaica, quel brutto edificio troppo colorato, quel pappagallo steso dalle granate. Cammina ancora, non si guarda alle spalle. Si infila in una costruzione più bassa delle altre. È un'ex scuola, stanze in fila, nere come grotte, aule senza più infissi né porte, finiti nelle stufe come i banchi di cui è rimasto solo qualche scheletro di ferro. C'è puzza di escrementi. Diego sembra conoscere a memoria quell'itinerario. Passa accanto a un muro dove c'è ancora una carta geografica della vecchia Jugoslavia. È una fotografia di Tito crivellata di colpi. Un uomo sta facendo a pezzi un asse di legno superstite, non mi guarda nemmeno. Cammino dietro i passi di mio marito. Si sentono voci, suoni, di gente che non si capisce se ride o piange. Ogni tanto c'è una tenda, un tappeto tenuto da chiodi sul buco di una porta. Proteggono miserabili intimità, materassi ammucchiati in terra, stufe di fortuna. Probabilmente è un rifugio per profughi. Poi sento quell'odore di legna e vernice che bruciano insieme. Diego è arrivato, ha sollevato il lembo di un telo di plastica e si è unito al gruppo di persone accovacciate al centro, di quella stanza accanto a un fuoco fatto per terra, sull'impiantito umido, un fuoco fiacco che sala solo fumo. Tante, veramente tante cose forti, importanti, mi sono commossa leggendo queste mail e quello è veramente il risarcimento profondo, è la cosa che conta di più. E ci tenevo tanto a questo libro perché volevo veramente, come dire, che arrivasse, insomma, che facesse la sua strada, perché penso che poi i libri sono anche come delle piccole stufe, no? Che da qualche parte ti fanno bene.